trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, sono il dottor Antonio Franco Macor, sono un medico infettivologo, sono un socio e membro del comitato direttivo dell'ASPIC, che è l'associazione di studio del paziente immunocompromesso. Ho lavorato come medico infettivologo nell'ASL Città di Torino nel servizio di prevenzione del rischio infettivo, quindi più in generale nel servizio di controllo infezioni. L'ASPIC ha collabora con l'ASL Città di Torino finanziando un progetto in parte con una borsa di studio per un componente della farmacia dell'ASL e con la partecipazione di altre persone che intervengono sul progetto, appunto su un progetto di ottimizzazione della terapia antibiotica in ospedale, con l'obiettivo di rendere quanto più possibile prudente, responsabile e adatto l'uso degli antibiotici in ospedale. Questo perché questo si inserisce nell'ambito molto più ampio del fenomeno dell'antibiotico resistenza, che è un fenomeno globale, planetario, che rappresenta un'emergenza per l'attualità e per i prossimi anni, in quanto l'antibiotico resistenza determina il fatto che certe infezioni sostenute da batteri altrimenti sensibili diventano molto più pericolose, molto più gravi, in quanto questi batteri non rispondono più alle convenzionali e più comuni terapie antibiotiche. Per cui si tratta di infezioni non più gravi di per sé, perché possono essere gravi come le infezioni sostenute da batteri non antibiotico resistenti, ma molto più complicate e difficili da trattare. Questo perché le opzioni terapeutiche a disposizione sono molto più limitate, sono ristrette e possono non essere efficaci. In casi estremi si osservano infezioni sostenute da germi cosiddetti panresistenti che hanno acquisito la resistenza a tutti gli antibiotici e quindi, soprattutto in pazienti altrimenti fragili o con molte altre comorbidità e patologie, anziani, ci si trova di fronte appunto a infezioni difficilissime da curare. Quindi l'uso, una delle principali cause dell'antibiotico resistenza è l'uso indiscriminato degli antibiotici, sia in ospedale sia sul territorio. Altre cause molto importanti è l'uso indiscriminato dell'antibiotico in zootecnia, per cui questo comporta e coinvolge tutto l'ambiente veterinario. In campo umano la principale causa dell'aumento dell'antibiotico resistenza è appunto l'uso eccessivo degli antibiotici. Uso eccessivo nel senso che si usa quando non è necessario oppure quando si usa viene usato male. Male vuol dire a dosaggi scorretti o per tempi sbagliati, in genere più prolungati. Questo sul territorio come in ospedale. Per quanto riguarda l'ospedale, per ridurre il fenomeno e i rischi dell'insorgenza antibiotico resistenza, il progetto prevede l'elaborazione e l'applicazione su un programma assistito, accessibile dal computer di tutti i medici prescrittori, di modelli e di esempi di schemi di terapia antibiotica empirica guidata, seguendo quelli in cui sono indicati non solo gli antibiotici ma anche i tempi e le durate, si riduce la pressione antibiotica sui pazienti e di conseguenza su larga scala si riduce il rischio di antibiotico resistenza. Sono coinvolti sperimentalmente inizialmente 3 reparti dell'ospedale Medeo di Savoia, Maria Vittoria e Giovanni Bosco, per un totale di 150 pazienti.
Vi saluto, vi ringrazio e usiamo gli antibiotici con assennatezza e soprattutto non autoprescriviamoli. Buongiorno, mi chiamo Fabrizio Zannoni, sono archeologo e vicepresidente dell'Associazione Amici del Museo Pietro Micca di Torino. Un'associazione che fin dalla sua fondazione, alla fine degli anni 60 del secolo scorso, si ha come scopo statutario il sostegno, la collaborazione e il servizio per questo importante museo cittadino nato nel 1961 dopo le scoperte effettuate dal generale Guido Moretti nel sottosuolo fortificato della città, che portarono all'individuazione e alla scoperta della scala di Pietro Micca, che fu la scoperta fondamentale che condusse alla tutela di tutto quanto rimaneva della cittadella di Torino nel sottosuolo urbano dopo la sua demolizione avvenuta a partire dalla metà del XIX secolo. La cittadella di Torino, la grande fortezza pentagonale voluta dal Duca di Savoia Emanuele Filiberto, è edificata nella seconda metà degli anni 60 del XVI secolo, fu per circa 300 anni, il polo fortificato principale della piazzaforte capitale degli stati del Duca di Savoia. Accanto alla cittadella di Torino, che come ho detto fu in gran parte disarmata e demolita per far posto all'espansione urbana della città, esistono delle opere logistiche come il Pozzo Grande della cittadella o il Pastis che sono da anni oggetto dell'interesse archeologico del Museo Pietro Micca e dell'Associazione Amici. La demolizione della cittadella si svolse fondamentalmente non come un'eliminazione completa delle vecchie strutture fortificate, ma come un livellamento, una rasatura in orizzontale che di fatto conservò nel sottosuolo tutto quanto rimaneva dell'opera al di sotto della quota delle strade, così come era stata prevista nei nuovi piani di urbanizzazione. Il Pastis è una delle opere principali che sono state oggetto dell'attenzione, della ricerca voluta dal generale Guido Moretti e proseguita dai suoi successori alla direzione dell'Istituto, il generale Sebastiano Ponso e attualmente il generale Franco Cravarezza. La scoperta dell'opera risale al 1958, quando con le prime esplorazioni condotte in luoghi molto angusti, negli spazi che rimanevano di questa grande opera fortificata, che era stata letteralmente colmata di detriti e terra che erano le risultanti degli scavi, delle fondazioni, dei fabbricati in corso di costruzione in quel periodo, il generale Moretti e lo speleologo Cesarino Volante ebbero l'opportunità di identificare con precisione il sito dell'opera e dopo molti anni impostarne i lavori di recupero. Questi iniziarono fin dagli anni 60 con i primi collaboratori volontari che affiancarono il generale Moretti nelle prime ricerche all'interno di questa grande struttura di difesa, una grande opera esterna posta davanti al bastione San Lazzaro della cittadella di Torino, e dal 1976 fu impiantato un cantiere stabile di ricerca che in 30 anni di lavoro ha permesso di recuperare non soltanto un terzo dell'opera, un'operazione che è stata portata avanti con costanza e con estremo impegno dal gruppo ricerche e rilievi archeologici dell'Associazione Amici del Museo Pietro Micca, a cui si deve se oggi possiamo visitare quest'opera, che è stata restaurata nel 2014. Insieme a quest'opera è stato recuperato anche l'intero impianto di contromina che faceva capo al bastione San Lazzaro e tutto quello che vi fu aggiunto nel corso della Seconda Guerra Mondiale come rifugio antiaereo. Pertanto è oggi possibile visitare una stratificazione strutturale molto complessa che dal XX secolo torna indietro nel tempo fino al XVI. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Tommaso Varaldo, presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia AIEF. L'Associazione AIEF è impegnata dal 2018 in tutto il territorio della Regione Piemonte nella salvaguardia della famiglia,
ma con una particolare attenzione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. AIEF mette a disposizione delle famiglie il proprio aiuto, innanzitutto un aiuto di tipo di primo ascolto, orientamento per le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà. Lo fa grazie ai suoi volontari e grazie ai suoi 4 sportelli. AIEF si rivolge a tutte quelle famiglie ed è a disposizione di tutte quelle famiglie che vivono situazioni difficili, separazioni e divorzi complessi, violenze domestiche, allontanamenti dei minori dal nucleo familiare d'origine e il collocamento in famiglia affidatario in comunità. E AIEF si pone a fianco di queste famiglie per cercare di svolgere innanzitutto un servizio di ascolto. Cosa fare per affrontare questo tipo di situazioni? Come comportarsi se intervengono i servizi sociali o il tribunale per i minorenni? Noi sappiamo bene che la cosa più importante per le famiglie è conoscere quali sono i propri diritti per poterli tutelare. Ecco perché AIEF ha realizzato un vademecum, il vademecum AIEF sui diritti e i doveri dei genitori e dei figli, dove in 50 paginette cerchiamo di spiegare quali sono i diritti, i doveri, ma soprattutto le figure a cui ci si può rivolgere per chiedere aiuto. Questo è quello che fa il nostro sportello di primo ascolto, aiuto e orientamento. Ma poi lo facciamo anche per il mondo della scuola, perché anche nella scuola sono molti i diritti violati e negati delle studentesse e degli studenti. C'è bisogno anche qui di un servizio di ascolto e di orientamento, e questo fa il nostro sportello, che poi mette in campo anche diverse attività solidali di aiuto allo studio e alla didattica per i ragazzi e ragazzi in difficoltà. Ci sono anche altri 2 sportelli che lavorano a livello telematico, per cui si può chiedere aiuto non solo recandosi presso il nostro centro AIEF di via Farinelli 36/9 a Torino, ma anche rivolgendosi direttamente agli sportelli sul sito dell'associazione. I nostri sono interventi molto concreti e diretti, sia per nostra formazione, ma anche perché lo facciamo grazie a un protocollo d'intesa che l'AIEF ha con l'autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Piemonte. Grazie a questo protocollo noi riusciamo a intervenire, a realizzare interventi con e presso le famiglie molto concreti, che cerchino di arrivare il più presto possibile alla risoluzione dei problemi che ci vengono presentati. Siamo a disposizione per tutte le famiglie che hanno bisogno di aiuto, anche semplicemente di consigli o di qualcuno che li ascolti e li possa orientare, perché risolvere dei problemi richiede innanzitutto conoscere come ci si deve muovere e come ci si può muovere. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno, sono Wanda Camusso di Associazione Impollinatori Metropolitani, un'associazione nata l'anno scorso al termine di un percorso di riflessione nato all'interno della comunità degli impollinatori metropolitani Slow Food. Come associazione ci siamo dati l'impegno e l'obiettivo e le finalità di contribuire e parlare di impollinatori, di sostenibilità ambientale e di sostenibilità ambientale in città. Fra i nostri progetti, uno è l'Atlante del cibo migrante, che vuole ascoltare e raccogliere le voci e le impressioni delle persone migranti, soprattutto in relazione al loro rapporto con il cibo delle loro tradizioni culinarie di casa e come queste tradizioni possono essere trasformate e mantenute nel percorso di migrazione, nel loro stabilirsi qui a Torino e in Piemonte. Un altro dei progetti a cui stiamo dando spazio in associazione si chiama Rifiò, che vuole far vedere e far sperimentare alle persone, ai bambini, agli adulti, alle famiglie, come anche dagli scarti alimentari o dai vegetali, dagli ortaggi che non possono essere consumati, si possono ottenere dei piccoli angoli fioriti che possono ospitare gli impollinatori in città.
Impollinatori Metropolitani in questo momento partecipa anche a progetti che coinvolgono il territorio cittadino, in particolare siamo coinvolti nel rilancio della struttura conosciuta come Cascina Falchera, è un progetto che ha come capofila il consorzio Kairos e noi siamo una delle associazioni che sta progettando attività e percorsi per le scuole, per le famiglie, per tutti i cittadini, per permettere di nuovo una frequentazione di quegli spazi. Altra attività che ci vede molto impegnati è quello che abbiamo chiamato Progetto Fioraia. Con Fioraia stiamo lavorando per recuperare suoli e terreni abbandonati, per metterli a dimora piante, fiori e pascoli molto biodiversi in modo che possano essere sia utili per la fienagione sia per, nel momento della loro fioritura, cibo e piante nutrici per gli impollinatori. Un altro spazio che ci vede protagonisti con altre associazioni della città è lo spazio WOW in via Onorato Vigliani 102, dove siamo cofirmatari di un patto di collaborazione con la città di Torino e dove collaboriamo al mantenimento del giardino degli impollinatori. Lo spazio WOW è stato riqualificato con un progetto europeo e adesso è a disposizione delle associazioni dei cittadini di Mirafiori, ma di tutta la città, per attività, per percorsi formativi e informativi della biodiversità, degli impollinatori, soprattutto in ambiente urbano. In realtà l'atto di impollinare è vita, e quindi non ce ne rendiamo conto, ma è quello che fa andare avanti il mondo, ed è molto importante tutelarlo. Ben trovati a tutti, mi chiamo Gloria Paci e sono la presidente dell'associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy. La nostra associazione è stata costituita nel 2019, è un'associazione culturale ed è stata creata per volontà di alcuni professionisti del settore che credono nella protezione e nelle attività finalizzate a sensibilizzare quella che è la cultura legata alla protezione dei dati personali. L'associazione conta 9 referenti regionali e 200 soci su tutto il territorio nazionale. Tante le iniziative, gli eventi e anche i seminari formativi gratuiti organizzati dall'associazione. Proprio da un referente dell'autorità garante che ha partecipato a un seminario formativo gratuito, cerchiamo di capire cosa sono i dati personali. I dati personali sono una parte di noi stessi, sono una parte della nostra vita e nella nostra società ormai non ne possiamo fare a meno. Abbiamo visto anche con l'emergenza ha portato con sé, e anzi abbiamo potuto affrontarla meglio di quanto avremmo potuto fare qualche anno fa, grazie proprio alla disponibilità di strumenti che ci consentono, per esempio, di dialogare a distanza, come questa mattina, di poter lavorare a distanza, di poter svolgere moltissime attività. Che cosa si intende per big data? Lo sai? Non lo so. Non lo sai. Voi siete a favore della privacy? No, non mi conviene, perché io non ne posso più di questa privacy. Vai, che cosa che non le piace? Alla fine non si muove foglia perché per questione di privacy. Cos'è lo speed? Cioè lo speed nel senso la che cos'è? Oddio, no, già non lo so, non ho idea. Beh, la privacy è il diritto che ognuno di noi ha che la sua vita privata rimanga. Qual è stata la prima legge italiana sulla protezione dei dati personali? Non lo so. Che cos'è il diritto all'oblio? Mi sembra tipo un gioco di ruolo, eh? Cyberbullismo è la cosa più spesso che succede oggi, diciamo. Spesso i ragazzi suicidano per cyberbullismo. Cioè, secondo me dobbiamo risolvere, perché una persona deve amare quello che è. Quindi non sappiamo guardare agli altri come sono. Tutti siamo perfetti, secondo me.
Può capitare che quando sentiamo che i nostri dati siano stati violati, non sappiamo a chi rivolgerci. In realtà c'è un'autorità garante, la nostra stessa associazione, ma anche organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale. Sono 20 anni che il Codecons segue la tutela della privacy, l'abbiamo fatto tramite convegni, ma soprattutto difendendo i consumatori. In concreto ci siamo occupati di furti di identità, di accesso e segnalazioni presso le centrali di rischi private illegittime. Abbiamo consentito ai consumatori di esercitare il diritto all'oblio e tutto questo offrendo la nostra tutela e assistenza e collaborando anche con l'autorità. La tutela della privacy è un diritto fondamentale e noi ci battiamo ogni giorno per cercare di renderlo tale. Se conosce lo SPID e il fascicolo sanitario elettronico, cosa sono? So che c'è, però non lo conosco e non lo pratico. Mi faccio aiutare dal mio farmacista quando affrontare i problemi, ad esempio, della Green Pass, me l'ha dato il mio farmacista cartaceo. Ok, ho capito. Va bene, la ringrazio, è stata gentilissima, signora. Buone cose, salve. Con la rete La Privacy Amica Insieme a Far Fatica è un progetto dell'associazione che punterà ad avvicinare le persone nell'età adulta all'educazione digitale e allo sport. Fionello, ma sì? Che cosa fai? Ginnastica! Ma con i telefoni in mano? Con la rete e La Privacy Amica Insieme a Far Fatica! Vi aspettiamo! I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.